Ciao e bentornati a Toys and Fun, io sono Guru e benvenuti al nuovo video, cari ragazzi. Oggi, come potete vedere, giocheremo di nuovo con Play-Doh e questa volta abbiamo il dottor Biba. Ciao dottor Biba, ah già non può parlare, però un altro dottore qui è il dottor Dente Dondolante, eccolo, come stai? Ciao Guru, grazie per l'invito. Ma dimmi, pensavo che avremmo mangiato qualcosa, no? Pensavo che volessimo provare qualche set di cucina, invece no, ma non è giusto. Non voglio mangiare questo coso. No, no, non si può sempre solo mangiare. Oggi ho qualcosa di molto, molto diverso. Guarda qui. Allora, e non mi interrompere, mi raccomando. Allora, ho qui una penna 3D, come puoi vedere. Con questa si possono fare davvero tanti diversi modelli. Si possono disegnare diverse cose. E quindi pensavo, con questa penna 3D potremmo fare qualcosa con Play-Doh. Quindi ho preso il dottor Biba, che ha delle belle forme, come potete vedere, come queste. Abbiamo delle ossa, oppure insomma diverse forme, pesce, cose. E si potrebbe prendere la penna in 3D e riempire con quello. Facciamo una prova, guardate. Sarà un esperimento. Chissà se funziona. Se si può riempire queste forme. O non lo so. Vedete? Sì, si può fare anche col Play-Doh. Ma vediamo un po' se funzionerà con questa nostra penna in 3D. Cari telespettatori, telespettatrici, guardate, non vogliamo perdere tempo. Non ho mai fatto qualcosa di simile, ma c'è sempre una prima volta. Allora, ci sono diversi tasti, come potete vedere. Si può andare a destra, a sinistra. Si può aumentare la velocità o diminuire la temperatura. E poi vedrete cosa uscirà. Vabbè, ok. Allora, e il tutto è pensato per far uscire la sostanza. Non l'ho mai provato, quindi sarà un esperimento. Magari non funzionerà, non lo so. Vedremo un po', ok? Bene, ok, ce l'abbiamo fatta e ora guardiamo il risultato. Ta-da-da-da! Il risultato è fantastico! Guardate. Ok, sì, si può riconoscere, dai. Però guardate, guardate. Non lo trovo davvero molto bello. Diciamo, potremmo risistemarlo un po', però si assomiglia un po' più a un osso, vabbè. Poi la forma cuore, insomma, se si sa cosa dovrebbe essere, forse si pensa, ma diciamo che non assomiglia molto a un cuore, ecco. Allora, tu cosa dici? Sinceramente, il tuo esperimento, sì, non ha funzionato, ecco, insomma, non per essere cattivo, ma non è il massimo. Sì, hai ragione, anch'io non sono molto contento del risultato. Con questa penna 3D diciamo che non funziona. Avrei dovuto pensarlo già prima, insomma, me l'aspettavo, ecco. Però ho voluto provare lo stesso. Diciamo che no, non esce proprio bene. Sicuro, quindi nei prossimi video non faremo più qualcosa del genere. Facciamo solamente unboxing oppure prepariamo qualcosa da mangiare, ok? Va bene? Sì, non ti preoccupare, dottore. Però comunque bisogna provare anche cose nuove, quindi questo è stato il nostro caso. E non bisogna rinunciare. Sì, certo.
Ok, bene, bene. Allora, cari ragazzi, questo era quanto con il nostro esperimento fallito, purtroppo, con penna 3D. Però se vi è piaciuto, comunque mettete mi piace, se no potete abbonarvi al nostro canale, guardare tutti i nostri video. Grazie per averci seguito fino alla fine e ci vediamo alla prossima. Ciao!